Professore Giovanni Celauro si avvia alla conclusione del suo mandato di presidente del Club Lions Agrigento Chiaramonte con un interessante dibattito sulla giustizia che vede coinvolti anche diversi relatori di una certa fama, insomma. E allora traiamo un bilancio di questa sua presidenza e anche un cenno all'attività di oggi. Sono stati 2 anni di presidenza, l'anno scorso l'anno sociale 19-20 e l'anno sociale 20-21. 2 anni purtroppo caratterizzati dalla pandemia che ci ha un po' costretti a rimanere fermi, anche se tutto sommato sia il club sia io personalmente ci siamo mossi per rispettare sempre l'etica lionistica, che è quella di risolvere il problema agli altri e quella di dare solidarietà agli altri creando opportuni servizi. Infatti all'inizio noi abbiamo ospitato Suor Maria Grazia Pellitteri della Mensa della Solidarietà, cui abbiamo dato un congruo contributo, abbiamo partecipato al service Aggiungi un posto a tavola, abbiamo partecipato al service anche come sponsor Raccontami l'autismo, che era un concorso a carattere nazionale, e tanti altri, inutile elencare tutte le attività che ho fatto, tanti altri servizi che hanno tenuto vivo, seppure in forma telematica, il club per sviluppare tutte quelle attività che ci eravamo proposti. Adesso siamo alla fine, è ora di bilanci, è ora di resoconti, è ora soprattutto di cedere la mano, perché da noi le cariche durano 1 anno, è stata già un'eccezione che io rimanessi presidente per 2 anni. Mi prenderà il mio posto l'avvocatessa Amato Giusi Catiuscia, che già si prepara a sviluppare un ricco programma che spero sarà di gradimento per tutti. Quello di questa sera è l'ultimo service che ho organizzato, è un tema sulla giustizia e sulla giustizia legata all'economia, cioè una buona giustizia per lo sviluppo economico del Paese. Vede come relatori il presidente dell'ordine distrettuale di disciplina dell'ordine degli avvocati, l'avvocato Gazziano, che è un personaggio molto noto nell'ambito del forum agrigentino, e il dottor professore Salvatore Pilato, che è il responsabile regionale della Corte dei Conti della Sicilia. Avvocato Gazziano partecipa a questa iniziativa del Lions su un tema di grandissima attualità che è quello della giustizia e lei darà il suo contributo alla relazione. Sì, credo che finalmente si inizi a parlare in Italia di riforma della giustizia in maniera seria, ma in maniera seria non per merito nostro, ma per merito dell'Europa, perché per poterci dare le provvidenze economiche che abbiamo richiesto ci ha posto la condizione di riformare il nostro sistema giudiziario in ragione della velocizzazione, ma tenendo presente i diritti fondamentali del cittadino. Credo che in questo senso quindi bisogna indirizzare le riforme che non possono e non debbono essere solo di natura codicistica, cioè tendenti a velocizzare a discapito delle garanzie, ma devono essere di natura strutturale, per esempio la costruzione di nuovi tribunali, per esempio il dotare i tribunali degli strumenti mediatici. Immagina per esempio che ad Agrigento, che è uno dei più grossi tribunali d'Italia non distrettuale, che ha 3 sezioni di assise, ha una sola aula in cui si possono fare le videoconferenze, che è l'aula 7. Un'altra riforma importantissima che io ritengo essenziale ai fini di velocizzare la giustizia senza eliminare le garanzie è quello dell'aumento della pianta organica della magistratura.
È da tempo che siamo fermi a circa 9.000 magistrati in Italia che si devono occupare, come tu sai, di milioni di cause. Qui ad Agrigento a partecipare a questa iniziativa del Lions Club Agrigento Chiaramonte? Sì, senz'altro. Ho accettato di buon gradimento per parlare dei problemi della giustizia, soprattutto in un momento così delicato nella vita del Paese. La riforma della giustizia è un po' al centro delle riforme istituzionali e i magistrati della Corte dei Conti stanno partecipando con particolare attenzione ai dibattiti che riguardano l'efficienza amministrativa, la gestione dei bilanci pubblici, gli equilibri di bilancio, gli strumenti di tutela dell'integrità della finanza pubblica, la lotta alla corruzione. Insomma, ci sono molteplici temi che riguardano la presenza dei magistrati della Corte dei Conti in questi processi di riforma della giustizia.